Ciao, sono Marco e benvenuti sul mio canale. Questa mattina ho notato che dei vari video che ho fatto, quelli che parlano di motori delle tapparelle, rulli delle tapparelle e tapparelle in generale, hanno ricevuto non centinaia di visualizzazioni, ma migliaia di visualizzazioni. In alcuni casi abbiamo superato addirittura le 10.000 visualizzazioni. Allora ho deciso di creare una serie di video che parla di questo mondo, del mondo delle tapparelle in generale. In questa prima puntata vedremo come si cambia il cintino delle tapparelle o la cinghia delle tapparelle. Poi nelle altre puntate vedremo come si cambiano i rulli, come si prendono le misure, i vari tipi di tapparelle che ci sono. Spero che questi video interessino alla maggior parte delle persone. Se avete bisogno di qualche chiarimento o se avete bisogno di fare una domanda, scrivetemi qua sotto. Spero di aprire un dialogo con voi, così vedremo di fare nuovi video e di imparare qualcosa insieme. Cambiare la cinghia delle tapparelle è un'operazione semplicissima. Vi occorreranno al massimo 5 minuti. La prima cosa da fare è quella di abbassare completamente la tapparella. Una volta che la tapparella è stata completamente abbassata, non dobbiamo fare altro che prendere la scala e salire fino al cassonetto, aprire il cassonetto e tagliare la cinghia vecchia. Una volta che la cinghia vecchia è stata tagliata e tolta dalla puleggia, non dobbiamo fare altro che prendere la cinghia nuova, metterla intorno al collo, vedete come faccio io, e poi fare questa semplice operazione. Aiutarsi con la mano sinistra sul rullo e con la mano destra sulla puleggia. Vedete? Avvolgiamo di nuovo la tapparella. Una volta che la tapparella è stata completamente avvolta, dobbiamo prendere la testa del cintino e inserirla nel buco della puleggia. Una volta inserita, si può tirare fuori sia dalla parte sinistra che dalla parte destra. Dobbiamo vedere dove siamo più comodi, perché alle volte c'è il muro che è vicinissimo e alle volte al contrario, c'è la tapparella che è troppo vicina alla puleggia. Quindi dobbiamo decidere noi se tirar fuori il cintino dalla parte destra o dalla parte sinistra. Come vedete, una volta che è stato tirato fuori, dobbiamo fare un nodo, un semplice nodo così, vedete? Ecco, una volta che è stato fatto il nodo, tiriamo di nuovo il cintino e siamo pronti per far scendere la tapparella. Facciamo scendere la tapparella piano. Come vedete, il cintino è già avvolto nella lunghezza giusta della tapparella. Ora vi darò un consiglio. Bisogna sempre dare un giro in più intorno al rullo. Quindi prenderemo il cintino, arriveremo fino a per terra e taglieremo la corda. Una volta che la corda è stata tagliata, faremo fare un giro in più intorno al rullo. Ora siamo pronti per collegare il cintino alla molla. Prima di collegare il cintino all'avvolgitore delle tapparelle, dobbiamo vedere che modello di avvolgitore delle tapparelle abbiamo, perché ce ne sono due tipi. Il primo tipo è quello a leva, è quello più raro da trovare. Si infila il cintino e si schiaccia la leva. Ecco, in questa maniera il cintino è collegato. Poi c'è il modello classico, quello che si trova al 90% dei negozi. Nel 90% dei negozi, al Brico si trova questo e anche all'Leroy Merlin. È quello con la vite. Come vedete qui in cima c'è una vite. È quello che vedremo anche adesso, come si collega adesso. Per collegare il cintino al rullo o all'avvolgitore, non dobbiamo fare altro che prendere una forbice, piegare il cintino e creare un piccolo taglio. Come vedete. Poi prendiamo l'avvolgitore e tiriamo la molla. Quindi l'appoggiamo al corpo e avvitiamo verso il basso. Fino a quando non lo sentiamo tirare. Attenzione a non tirarlo troppo forte, perché altrimenti si potrebbe rompere la molla se è vecchia. Una volta fatto questo, inseriamo la corda nel rullo, svitiamo la vite e la inseriamo nel buco che abbiamo creato. Come vedete,
Come vedete, così la cinghia viene avvolta. Ora non dobbiamo fare altro che inserire la molla nel buco e tirare le viti. Anche oggi siamo giunti alla fine del nostro tutorial. Se avete bisogno di qualche chiarimento o di qualche spiegazione, scrivetemelo qui in basso e sarò felice di aiutarvi.